prova, tenta di dare fatto tappa a Trieste stamani il progetto Contatto promosso da Trieste, che sul territorio nazionale si occupa di risolvasi con la collaborazione di della nostra regione una malattia ma questo è normale per persone. Malattia infiammatoria cronica di fiammia debilitante, i cui sintomi possono presentarsi a qualsiasi età e che va a incidere anche sulla psicologia di chi ne affetta, che si sente stigmatizzato e giudicato negativamente dalla società. Colpisce la pelle prima di tutto, ma anche molti altri organi, e è una malattia che purtroppo non guarisce. Cioè noi possiamo fare delle terapie con le quali la riusciamo a controllare, però purtroppo non siamo in grado a oggi di avere una terapia che possa veramente definire la guarigione del paziente. Sono pazienti che risentono molto dell'effetto della malattia e in più ci possono essere delle lesioni a carico di organi, cioè di parti della pelle, per esempio le mani, i piedi, dove effettivamente rendono molto difficile il deambulare, l'attività quotidiana. La tappa triestina di contatto, che ha dato modo anche ai pazienti di raccontare il proprio rapporto con la malattia, ha fatto il punto su quanto la regione sta mettendo in campo per cercare di venire incontro a chi ne soffre. Attraverso centri specializzati che fanno riferimento alle parti di dermatologia e un collegamento con i vari specialisti, sia di medici di medicina generale, sia degli ospedali SPOC, che sono gli ospedali più piccoli presenti nel nostro territorio. All'interno di tutto questo si cerca di far funzionare la macchina affinché ci sia uno scambio di notizie, una presa in carico del paziente dal momento dell'esordio della malattia fino ai momenti più gravi.